perciò a volte ambizioso, veloce, decide qui, insomma, rispetto a Letta, per esempio, vivo con me, no? Renzi, una specie di equivalente di suo zio, era un governo di salme, il governo Letta non faceva assolutamente niente, esisteva giusto per stare in piedi, a campare, erano Andreotti senza l'intelligenza diabolica e criminale di Andreotti. Dopodiché io ho parlato anche di queste volte, perché ogni tanto i giornali dicevano adesso Renzi fa le scarpe alle Letta. E intanto io faccio vice direttore del giornale, volevo capire, chiamavo, diceva, perché non puoi fare le scarpe alle Letta? Per carità, sono in amato, mi rispondeva, ma ti pare che io vado a fare un governo con la stessa maggioranza di Letta, che è la ragione della paralisi di Letta, come faccio a fare le cose che voglio fare con Alfano? Che faccio a fare le cose che voglio fare con Cicchitto? Io voglio dare lezioni, voglio vincere, voglio avere un governo con una maggioranza omogenea per poter fare le cose che fanno parte del mio programma, che voglio andare lì tutti i giorni e chiedere il permesso a Alfano o a Cicchitto. Come fai a governare con quelli lì? E poi io sono quello delle primarie, io sono quello che passa dall'elettorato prima di andare al governo, mica sono uno che fa una manovrina di palazzo. Oltretutto voglio fare da segretario del partito qualcosa che faccia capire agli elettori che io non sono come quegli altri, quindi prima voglio far vedere che faccio bene come segretario del partito per farmi conoscere anche fuori di Renzi, e poi si va a lezione, tanto più dobbiamo fare la legge elettorale. Dopodiché a gennaio si incontra con Berlusconi. E io mi sono beccato del renziano in una puntata di servizio pubblico da tale Fassina, quale di tanta pace diventato renziano, scusa, io l'ho guardato, semplicemente perché avevo detto che non c'era niente di cui scandalizzarsi del fatto che Renzi cercava di fare la legge elettorale con l'unico grande partito che ci stava. La legge elettorale non è una, non c'entra niente con le riforme istituzionali, con le leggi sul lavoro, è proprio le regole del gioco, quanto è grande il campo per cominciare la partita, dove si mettono le bandierine, dove il dischetto del rigore, quanto è larga la porta, eccetera, eccetera, quanti giocatori, è nostra quella legge lì, è di tutti. Quindi intanto deve avere una maggioranza la più ampia possibile. Sarebbe ridicolo che un partito se la facesse da solo, ammesso che avesse i voti, lui manco aveva i voti per farlo perché al Senato non ha maggioranza, quindi era ovvio che doveva fare una legge elettorale con un altro grande partito. Meglio se l'avesse fatta con tutti i partiti. Ma in un'intervista al Fatto Quotidiano, ai primi di gennaio, forse il 2 gennaio, Renzi aveva detto a grido: facciamo la legge elettorale insieme, se la facciamo insieme il PD non c'è in corsi elettorali. Poi aggiungeva, però voglio fare anche l'abolizione del Senato e l'abolizione dei rimborsi spese per i gruppi regionali e queste cose qua. Io scrissi un pezzo in cui dissi a Grillo che avrebbe fatto molto bene a prendere sul serio la proposta di Renzi. Perché? Perché intanto evitava di buttare le braccia di Berlusconi, visto che se no facevamo Grillo la di Berlusconi, non ci sono altri grossi partiti in Parlamento che possano fare maggioranza con lui. In secondo luogo, perché stanava subito, si andava subito a vedere se Renzi era serio o no. Qui diceva vogliamo il Senato, e non diceva mica lo trasformiamo in un'altra roba, come sta facendo adesso, vogliamo il Senato. Io sono contro la posizione del Senato, però diceva vogliamo il Senato, non è che diceva ci facciamo un'altra, un dopolavoro, una bocciofila per sindaci, consiglieri regionali e vanno a divertirsi. Sì, sì, dopo la
ieri contro anche tutto che dice di dirigere i corsi elettorali, prendi la parlata in quella storia, senza 5 Stelle, non capono che quella per un intervento di dirigere i corsi elettorali, la storia grossa, ha imposto un tema a un partito che mai avrebbe voluto, e li metti in difficoltà, perché se ti dici non c'è il corso elettorale, chi non detto mai una partita per così come è fatto, quindi avrebbe dovuto cambiare, diventare un partito leggero, dismettere tutte quelle strutture non leggendesche che non hanno più nessun senso, sarebbe diventato un partito molto più simile a un problema, non avendo il padrone che paga quelle delusioni, come forse tale, ancora per poco. E invece i 5 Stelle hanno scelto un'altra strada, secondo me sbagliando. C'era la proposta di Renzi o era fatta apposta per essere rifiutata? Se era fatta apposta per essere rifiutata, era comunque ben mascherato questo gruppo, perché a occhio e croce non si vedeva, c'era una sola ragione per cui i 5 Stelle dovessero tenere la trappola, se poi c'era la trappola la mascheravano, se non era serio la mascheravano. Diceva, noi le riforme le facciamo in Parlamento e non con Renzi. Benissimo, avrebbero potuto rispondere, ci vediamo con i due parlamentari in commissione e discutiamo. Invece hanno iniziato quella procedura, secondo me, quella di votare la legge elettorale fino alla settimana. Volete proporzionare o maggiorità? Proporzionare. Proporzionare come volete, corretto, con grappa, con senza e con l'olivetta, senza l'olivetta, con l'olivetta, perfetto. Rosso o bianco, e avanti di questo passo. E quindi hanno perso un'occasione. E lui ha incontrato Berlusconi. Berlusconi che non vedeva l'ora di rilegittimarsi come riformatore costituente, soprattutto di rendersi indispensabile, visto che era diventato marginale dopo l'uscita degli Alfani, si è subito buttato. Ma io ho detto, Renzi ci aveva provato a parlare con Grillo, gli aveva risposto di no, e quindi non gli restava altro da fare se non rivolgersi all'altro forno, visto che quel forno l'aveva trovato chiuso, e che il pane o da una parte o dall'altra lo doveva comprare, perché la legge elettorale doveva fare per noi, altrimenti noi saremmo rimasti con la legge elettorale della Corte Costituzionale, che era una legge elettorale proporzionale pura, e in un sistema tripolare come quello che abbiamo noi, con tre blocchi equivalenti, centro-sinistra, centro-destra e 5 Stelle, ci avrebbe dato un Parlamento che fotografava esattamente questi tre blocchi, con il risultato che dopo le elezioni eravamo da capo ad oggi come l'anno scorso, cioè nessuno dei tre blocchi con la maggioranza in grado di governare da solo, quindi due dei tre blocchi obbligati a mettersi insieme, indovinate quali si sarebbero rimessi insieme, centro-destra e centro-sinistra, altre larghe intese. Pessimo non solo perché le larghe intese devi fare con Berlusconi o con chi c'è adesso, ma pessimo anche perché le larghe intese non producono nulla, nel senso che i partiti si alleano e poi passano il loro tempo a impedire tutti agli altri di fare le cose. Perché? Perché non hanno punti comuni. Giustamente, la destra e la sinistra, salvo casi eccezionali, salvo procedure eccezionali come quelle che mettono in campo in Germania, dove le larghe intese le fanno ma stanno due mesi chiusi in clausura per vedere su cosa sono d'accordo, per mettere giù le cifre, la tempistica esatta, non a maggio giustizia, no. Il 15 maggio viene presentato un decreto in cui c'è scritto questo, questo e questo, tutte le firme sotto, i libri, allora nascono le larghe intese, facciamo la carlona, le larghe intese nascono dall'oggi al domani, da due sorrisi.